Edizioni sì, non ho capito ancora di quale città. Cesena. Cesena, ah, ecco, la mia carissima Cesena, dove ho insegnato al Conservatorio di Cesena. Siccome non, nel sito non risulta tanto bene, ecco. Il canto armonico di ascendenza tibetana, ma con delle incidenze di foniatria e di canto occidentale, quindi non è un recupero tout court. Lo può fare chiunque, è spiegato tutto, non c'è bisogno di conoscere la musica, basta vocalizzare su certi determinati suoni. Se poi avete tempo di stare questa sera con me, possiamo pure fare un po' di prassi. Il mistero del suono, la magia del suono, in che cosa consistono? Nel fatto che il suono non si fermi di fronte a nessun ostacolo, passa al di là, ecco. Noi sappiamo benissimo che il corpo umano è fatto di corpi sottili e quello che noi vediamo, il corpo fisico, è solo una proiezione ortogonale di questi corpi sottili. Quindi quando si squilibrano questi corpi sottili la malattia interviene, ma quando lo rileviamo a livello di corpo fisico è l'ultima fase di un qualcosa che si è generato già mesi e anni prima. Quindi potete già immaginarvi come il canto armonico possa andare a influire sui corpi sottili a ristabilire l'armonia. Noi siamo delle sinfonie vaganti, siamo delle energie vaganti e la prova ci viene pure dalla scienza, sapete? Marco Ramoni, forse qualcuno di voi l'avrà sentito nominare, ma forse no, perché come al solito, non essendo figlio di Bossi e non essendo figlio di Berlusconi, se n'è dovuto andare all'estero, se n'è andato negli Stati Uniti e naturalmente la Harvard University se l'è preso subito, perché Marco Ramoni, diplomato in conservatorio, università di bioingegneria, mette insieme le due cose, sono le cose vincenti. Va alla Harvard University sotto la direzione di un ingegnere russo, di un giapponese e di una statunitense, mettono a punto il cosiddetto bioscanner, che è basato proprio sul concetto musicale. Ne parlo nel libro. Questo bioscanner in che cosa consiste? Nel passare sul corpo umano, è una specie di risonanza magnetica, sapete, anche la risonanza magnetica l'ha inventato un musicista. Questo bioscanner è un passo avanti, siccome siamo delle sinfonie vaganti, noi emettiamo delle armoniche, armoniche superiori e inferiori. Sarebbe impossibile rilevarle tutte. Marco Ramoni ha introdotto un processo di semplificazione, un trasduttore in definitiva. Questo bioscanner passa sul corpo umano e individua dove c'è la dissonanza. Dove c'è la dissonanza c'è la malattia e poi con un processo tipo Google Earth amplifica, si avvicina nel punto e in tempo reale vi dice qual è la malattia. Perché la scienza, pensate un po', sta diventando tutta vibrazionale, medicina vibrazionale. Armi purtroppo vibrazionali. Adesso con le armi non si tende più a rompere il corpo fisico, ma a cambiarne la struttura atomica con un processo di armi vibrazionali. Tutta questa saggezza, sapete da dove ci viene? Dall'antico Egitto. Guarda caso di nuovo, dall'antico Egitto. Ecco perché lo abbiamo. Questa frase è una frase che ho preso da un fisico statunitense e da un musicista. Contemporaneamente era un musicista, suonava il sassofono, nel contempo era un fisico, John Waller Keely, da cui ho imparato moltissime cose. Lui ha scritto questo libro, I misteri del cosmo, che potete acquistare proprio tramite internet. The Universal Laws, 1894. Se comprendi la musica, è una tipica espressione pitagorica. Se comprendi la musica, comprendi la storia. Se conosci la musica, conosci la matematica. Se impari la musica, impari tutto ciò che c'è da imparare, eccetto una cosa, la cattiveria. Qualcuno mi potrebbe dire,
io stesso vi potrei dire, in conservatorio ci stanno tanti musicisti cattivi, sono egoisti, non si possono vedere l'un con l'altro, è un processo di depauperamento che sta avvenendo in questi ultimi tempi, perché ognuno tende a mettersi in mostra, eccetera, eccetera. Però prendete per buona questa espressione, lo vedremo fra breve nell'esposizione che riguarda il rapporto fra occhio e orecchio. Non c'è nessun trattato di medicina che parli in maniera così scientifica del rapporto fra occhio e orecchio. Possiamo andare avanti? Questo è John Waller Keeley nel suo laboratorio nel 1889. Pensate che ha messo a punto centinaia e centinaia, forse decine e decine, forse esagerato, decine e decine di apparecchiature, sempre basandosi sulla fisica vibrazionale, di cui i fisici oggi non sanno spiegare il funzionamento, ma dalle sue memorie sappiamo che molte di queste apparecchiature sono sistemi antigravitazionali e sistemi per produrre energia pulita. Andiamo. Che cosa ci insegna John Waller Keeley? Che tutto ciò che ci circonda è vibrazione, del resto rifacendosi sempre a Pitagora, attenzione che tutto è pitagorico. Se partiamo dal suono, perché ve lo devo provare, se partiamo dal suono, il suono si muove su 15 ottave e va fino a 32.000 Hz, dopodiché l'orecchio non sente più nulla. Ma se noi acceleriamo questa frequenza del suono di base, sapete che cosa succede? Il suono diventa calore. E se gli aumentiamo ancora di più la vibrazione, il suono diventa addirittura elemento chimico alla 55esima ottava. La 64esima ottava diventa il limite della termia perché sta passando in un'altra classe, che è quella della classe dell'elettromagnetismo. Cioè la luce non è altro che questo suono che possiamo mettere al centro, che è stato accelerato all'infinito. Solo che John Waller Keeley non spiega il contrario, perché se noi abbassiamo invece la frequenza di questo suono, andiamo negli infrasuoni, sapete che cosa succede? Succede che creiamo un campo gravitazionale. Cioè allora se mettiamo il suono udibile al centro, la luce è in alto e in basso, secondo le subarmoniche, si genera un campo gravitazionale. Cioè moltiplicando le corde, quindi moltiplicando le masse, abbiamo maggiore energia o campo gravitazionale. Sapete, nessun fisico vi saprà mai spiegare che cosa è la gravità. Solamente i musicisti forse a intuito ci sono arrivati. Simbolismo armonicale. Il simbolismo armonicale, anche questo è di antica origine egizia. Il simbolismo armonicale è quella scienza egizia che consiste nel capire che tutto ciò che esiste nel nostro universo, visibile e invisibile, è analogo. E sapete che cos'è questa? È diventata nel 1975 la geometria frattale della natura di Mandelbrot. E Mandelbrot però, durante una intervista, io l'avevo già capito, però vado a trovare un mio amico che dice: sai, hanno fatto un'intervista a Mandelbrot, te l'ascolti? E durante questa intervista Mandelbrot a un certo punto dice: non l'ho inventata io la geometria frattale della natura, ma risale all'antico Egitto. In che cosa consiste? Consiste in questo, per esempio, il processo di ramificazione delle vene è analogo a livello di rapporto al processo di ramificazione di un fiume, nel delta di un fiume. È analogo al processo, sapete, di ramificazione degli alberi. Sono tutti equivalenze. E sapete che cosa sono queste equivalenze? Sono analogon che rispecchiano il processo di ramificazione delle quinte, addirittura le quinte musicali, che vi spiegherò più in là, però, perché voi vi starete chiedendo che cos'è la quinta musicale. Intanto ve la faccio ascoltare. Uno dice do re mi fa sol do sol do sol, è un intervallo presente in tutto il globo terrestre, sapete, non c'è civiltà che non conosca l'intervallo di quinta. Adesso vedremo perché, per quale motivo. Quindi i diagrammi armonicali ci permettono di comprendere gli stretti rapporti e le corrispondenze fra suoni, colori,
numeri, perché abbiamo parlato, perché Scriabin parla di corrispondenze fra suoni e colori e gusti e olfatto e tatto? In realtà noi non pensiamo solo col cervello, attenzione che è un errore, pensiamo anche con le mani, pensiamo anche con l'olfatto, pensiamo anche con i piedi, anche se è un'espressione poco felice. Perché durante la nostra vita abbiamo una trasversalità di percezione che è globale, è olistica, ci sta poco da fare. Allora, Yannick Xenakis, musicista greco naturalizzato francese, morto nel 2001, che ha scritto delle opere in cui ha inventato un traduttore per proiettare in pratica nei suoni quello che può essere la Notre Dame di Parigi, per esempio. Se l'architettura è musica pietrificata, come diceva Goethe, la musica non è altro che architettura svolta, questo secondo indirizzo è stato seguito da Yannick Xenakis. E guardate che cosa dice Yannick Xenakis: siamo tutti pitagorici, tutti teorici della musica, da Aristosseno, terzo secolo avanti Cristo, Puckbald, Medioevo, Zallino, Rinascimento, Rameau, Illuminismo, hanno ripreso le stesse tesi colorandole con il linguaggio contemporaneo, ma hanno sempre detto le stesse cose. Hans Kaiser, morto nel 1964, o Hans Jeni, stanno dicendo le stesse cose che Pitagora diceva 2600 anni fa. Ma perché Masaru Emoto non ha detto la stessa cosa? Se prendiamo una goccia d'acqua, la sottoponiamo a musica hard rock, viene fuori un qualcosa, il cristallo d'acqua diventa informe, caotico, sembra quasi un inizio di tumore, ed è così. Vedete qui questa immagine di Pitagora sta indicando dei fabbri che stanno partendo su delle incudini, e naturalmente si rende subito conto che incudini più grandi, suoni più gravi, incudini più piccoli, suoni più acuti. Ecco, fermati qui, no? Torna indietro. Ecco qui. Se voi andate a leggere le enciclopedie di Lautet di musica, vi portano subito fuori strada. In realtà ho scoperto che cosa? Che tutta la cultura ufficiale è falsa. Non c'è bisogno di citare Voltaire, che la storia è la menzogna comunemente accettata. La storia la scrivono i vincitori, gli stessi che sgozzano i bambini, violentano le donne e bruciano i vecchi con tutta la loro saggezza, sono quelli che poi scrivono la storia. È talmente ovvio che delle volte non mi dimentico anche di dirlo. Sull'enciclopedia di storia della musica c'è scritto il monocordo consiste in una corda tesa fra due violi conficcati su una cassa armonica a forma di parallelepipedo. Nulla di più falso. Ecco com'era il vero monocordo di Pitagora, recuperato in pieno Rinascimento nel 1492. Franchino Gaffurio pubblica questa immagine. Perché è importante questo? Perché dall'altra parte, da una parte c'è un violo, dall'altra parte Pitagora lega dei pesi, e a seconda del peso che legava c'era una risposta nei confronti di quelle che potevano essere le leggi cosmiche universali, e se sono universali si devono verificare in qualsiasi punto dell'universo. Attenzione, andiamo avanti. Intanto Pitagora significa io sono Pitone, quindi io sono il serpente, io sono Enki Samael. Questa è la direttrice alla quale dobbiamo risalire, il serpente di saggezza. Per cui, capito questo, possiamo comprendere quello che ha scandalizzato i contemporanei di Scriabin quando a un certo punto ha scritto: Satana, Lucifero e il serpente sono la stessa cosa, sono quelli che ci hanno dato la saggezza, la conoscenza, Prometeo anche, ma veramente sono maschere che cambiano, ma l'entità è sempre la stessa. Che cosa diceva Pitagora ai suoi allievi di Crotone? Se avete una corda doppia e una corda metà, sapendo che c'è il rapporto di ottava tra corda doppia e corda metà, do, do, do,
peso bisogna attaccare alla corda doppia per avere la stessa altezza della corda metà, tutti gli allievi rispondevano il doppio. Pitagora diceva: no, mi dispiace, bisogna attaccare il quadrato del peso. Se quindi abbiamo la corda doppia, che la corda metà che è tesa da 3 kg, per avere la stessa altezza della corda metà alla corda doppia dobbiamo attaccare un peso di 9 kg, così 4, 16, 5, 25 e così via. E scusi, ma non ci sono sistemi musicali anche non dodecafonici, quello indiano, quello coreano e così via? Sì. Di questa... No, l'intervallo di quinta è sempre fondamentale. Sì, sì, ascolta musica indiana e vedrai che cantano sempre sull'intervallo di quinta fondamentale, quinta, ottava. Lui vuole dire che ci sono dei sistemi diversi di ripartizione dell'ottava, che può essere divisa. Gli arabi la dividono in 17 parti, gli indiani 22, ho scoperto addirittura i bizantini lo dividevano in 78 parti. È un concetto di ripartizione che però poi che dà delle sfumature a livello melodico quando poi si canta, ma gli intervalli sono sempre gli stessi, fondamentali. Armonia del cosmo non può essere diversamente. Isaac Newton, nei Principia Matematica del 1654, rende giustizia a Pitagora. Non io, Isaac Newton. Isaac Newton dice nel 1654, scrive su questi principi di matematica: non l'ho scoperta io la legge della gravitazione universale, ma l'ha scoperta Pitagora, celando il tutto in un simbolismo musicale. Perché Pitagora, facendo parte di una scuola esoterica, gli eletti ai quali diceva le cose più importanti, cioè il terzo livello, acusmatici, matematici, eletti, diceva le cose fondamentali più nascoste e più occulte, ma sapeva che questa conoscenza non doveva essere messa a disposizione di tutti, perché sappiamo che cosa può fare un bambino che ha in mano una bomba atomica, come succede con tutte le scoperte, purtroppo vanno a finire in mano ai militari, poi sappiamo. La razza, scusate, speriamo che non ci sia nessun militare qui dentro. Posso parlare liberamente? La razza più stupida che sia mai apparsa sulla terra sono la nostra rovina dopo le banche, perché poi sono gestiti dalle banche, che li muovono come burattini: vai a fare la guerra qui, vai a fare la guerra là, è ovvio, distruggono, il capitale si raddoppia, butti le bombe devono essere ricostruite, devi ricostruire anche le città, eccetera eccetera. Allora Newton dice: perché la legge della gravitazione universale è in quello che vi ho detto prima, vedete, i pesi non sono altro che le masse dei pianeti, cioè si attraggono in maniera direttamente proporzionale alla grandezza delle masse i pianeti, e le corde invece non sono altro che le distanze tra i pianeti, cioè si attraggono in maniera indirettamente proporzionale al quadrato delle loro distanze, che è quella, l'indovinello che Pitagora faceva ai suoi allievi di Crotone. Un'altra upart, direbbero. Upart significa che viene fuori un qualcosa a livello negli studi, viene fuori un qualcosa che non può far parte di quel periodo. Sapete, hanno ritrovato per esempio delle biglie metalliche perfettamente levigate in una struttura tettonica della Terra che risaliva a milioni di anni prima. Non era possibile, dicono, come facevano questi a fare questi oggetti, questi. E anche nel campo culturale esistono gli upart, ma lo sappiamo benissimo che la civiltà non è evoluzionistica. Lo ha dimostrato benissimo Zaccaria Sitchin nei suoi 10 libri, di cui il più importante è quello sul pianeta degli dèi, o addirittura guerre atomiche all'epoca degli dèi, per cui 4028 anni fa c'è già stata una guerra atomica, Sodoma e Gomorra è stata bombardata con testate nucleari. E infatti nell'Antico Testamento ci sta scritto: e un vento benefico incominciò a soffiare da ovest, cioè da Sodoma e Gomorra verso Baghdad, Babilonia, e non cresceva più nulla nei campi, e i figli venivano storpi, e gli animali morivano per le strade, e gli uomini pure, e il fallout.
atomico. Ecco, questo... Acerra avviene la stessa cosa anche senza fallout atomico. Come? Acerra avviene la stessa cosa anche senza. Beh, perché ci sono altri inquinanti, evidentemente. Questo è un upart, perché terzo secolo, pensate, terzo secolo dopo Cristo, è già antico, che però l'ha ripreso da epoche precedenti. Sulla parte destra in rosso, perché voi siete molto lontani, ci sono in pratica le armoniche inferiori, do fa, do la bemolle fa, l'accordo perfetto minore. Nella parte sinistra in giallo avete do sol do mi sol, cioè dall'altra parte ci stanno le armoniche superiori. Sapete che tutt'oggi nei conservatori italiani viene negata l'esistenza delle armoniche inferiori. Ma non è possibile, tutto ciò che è in alto è anche in basso. Ermete Trismegisto, che ha scritto 42 trattati, fra cui 4 di musica, a un certo punto scrive: tutto è duale, tutto è polare. Per una cosa c'è una coppia di opposti. Simile e dissimile sono identici e si differenziano solo di grado e per natura. Gli estremi si toccano, tutte le verità non sono che mezze verità, e ogni paradosso può essere conciliato. Dopo aver letto una frase del genere, tutta la filosofia fino a oggi non ha fatto altro che girare intorno a questo che può essere il postulato principe di tutta la conoscenza e cultura umane. Insegnamento pitagorico, tutto è vibrazione. Allora, che cos'è la vibrazione? È la manifestazione della ribellione dello spirito contro il suo imprigionamento nella materia. Platone, sema soma, il corpo è prigione per lo spirito, perché noi siamo energia. La caduta dell'uomo è una caduta nell'universo elettromagnetico. Il nostro sistema solare è il più buio di tutti gli universi. Noi siamo nell'inferno della via Lattea e dell'universo. Nell'antichità, e ci avviciniamo al concetto di canto armonico, ma questo già lo sapevano i greci. Questa è un'immagine presa da Athanasius Kircher, 1602, musurgia universalis. Pensate, i greci parlavano già di musica mundana, cioè che le sfere emettono dei suoni, lo vedremo tra breve quali sono questi suoni. La musica umana è il giusto rapporto fra spirito e corpo, cioè fra corpi sottili, stanno dicendo, e il corpo fisico, è lo stesso concetto. Mentre in basso vedete Pitagora, come abbiamo già visto prima, che sta indicando questi fabbri. Quella è la musica strumentale, quella che instrumentalis, quella che facciamo durante tutti i giorni con gli strumenti musicali. Qualcuno mi ha detto: ma non basta ascoltare musica, per musica giusta, adatta, è ovvio. Molti miei allievi stanno facendo delle tesi di laurea sulla musicoterapia, e allora mi portano Tomati. Con tutta umiltà dico io: non puoi adoperare Mozart sempre. Intanto, storicamente e uditivamente parlando, Mozart si confonde con altri 100 autori contemporanei. Sfido io a chi non conosce la musica del Settecento a distinguere Mozart da tutti gli altri. Quindi già questo è il primo mio punto interrogativo che pongo ai miei allievi. Poi, perché non Vivaldi? Perché non Alessandro Scarlatti? Perché non tutta la scuola napoletana che ha conquistato il mondo durante il Settecento? E chiedo sempre ai miei allievi: ma perché ha conquistato il mondo la scuola napoletana, la scuola musicale napoletana nel 1700? Addirittura il maestro di cappella di Pechino e di Mosca erano napoletani. Non mi sanno rispondere. Perché non hanno letto il libro di Salvatore Tamburro, e cioè che ci vogliono i soldi. Allora vado a leggere la storia del regno delle due Sicilie dell'epoca, ed era la potenza economica più grande del mondo, nei confronti della quale si erano indebitati anche gli inglesi, per cui poi finanziano attraverso la massoneria la caduta in pratica con il cosiddetto
Risorgimento italiano e poi l'Unità d'Italia, eccetera, eccetera. Per cui dopo hanno smontato il porto di Napoli e se lo sono portati a Genova. Quando io sento che noi siamo i ladri, mi incazzo maledettamente. E lo faccio veramente con delle incazzature che mi escono gli occhi fuori dalle orbite, perché invece è stato proprio il contrario, così come l'oro di Napoli è stato portato al nord perché c'era una fame. Quando sono andato a leggere il reddito del 1830 ci sono rimasto, io dico, cioè in tutta l'Italia si produceva 700 milioni di lire, di cui 600 qua nel Regno delle Due Sicilie, gli altri 100 per il resto dell'Italia, tra cui primeggiava la Toscana e le Marche, il resto stava la fame più nera. Allora dico ai miei allievi, ecco perché la scuola napoletana era la più forte. Perché adesso in Africa si ascolta musica statunitense? È perché sono la superpotenza economica e militare. Naturalmente possiamo smontare questa economia fatta di pezzi di carta e non di intelligenza e non di lavoro. La musica è una riproduzione diretta dell'armonia del cosmo e del corpo umano. Il corpo umano è una sezione aurea. Guardate un po', anche la tastiera più semplice è fatta a sezione aurea. Un'ottava è costituita da 8 tasti. Poi ci sono 5 tasti neri, divisi, cioè per 3 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore. E lo sapete quanti semitoni sono? 8 più 5, 13 nell'ottava. Che numeri sono quelli? Sono i numeri di Fibonacci, 2, 3, 5, 8, 13. Cioè 13 diviso 8 uguale 1,6, 8 diviso 5 uguale 1,6 e così via. Sono i numeri di Fibonacci, cioè la tastiera è fatta in quel modo. Se andate a analizzare le armoniche, perché il canto armonico poi cura? Perché uno emettendo anche un solo suono, automaticamente si sviluppano le varie armoniche. Automaticamente voi avete quinta, ottava, terza, maggiore, tutta sezione aurea, che va a ristabilire la sezione aurea, l'equilibrio e l'armonia ai corpi sottili. Che cos'è la quinta? È la misura del cosmo, è la misura di tutto. Attenzione che di solito si fa 3 diviso 2 uguale 1,5. Io invece che faccio sempre l'inversione simmetrica in qualsiasi cosa, grazie a Scriabin che ha inventato la teoria dell'armonia e la prassi anche compositiva dell'armonia nucleopolare, di cui vi farò vedere degli schemi, cioè però per farvi capire che tutto è simmetrico e tutto ciò che è in alto è anche in basso, è un ermete trismegisto nel campo musicale Scriabin. Allora costruisce degli accordi che sono simmetrici sopra e sotto, e sono polarizzabili come il sistema solare, come un sistema atomico. Se fate 2 diviso 3 invece, che di solito non si fa, viene fuori la chiave per capire la costante universale. 2 diviso 3 è uguale a 0,666. Il numero umano, l'uomo, elemento carbonio, sesto elemento derivato dall'idrogeno. Se non ci fosse la risonanza del carbonio, sapete, nel cosmo, noi non esisteremmo. Adesso non vi voglio portare su campi, vi basti questa affermazione, c'è anche la dimostrazione, sempre grazie a John Waller Keely, cioè un atomo emette un suono, e nello stato tensivo questo suono è uguale al cubo del peso atomico. Allora quando il carbonio emette una sola frequenza, un giro, un'onda, il carbonio ne fa 1728, che è 12 per 12 per 12, ma 12 diviso 2 uguale 6, sono quinte, cioè il carbonio è la 1728esima quinta inferiore rispetto all'idrogeno, e che ha generato tutto questo popò di roba. Se noi prendiamo una corda, la dividiamo per 3 e ne facciamo risuonare 2,
Abbiamo la quinta, tre terzi, allora do, due terzi, sol, tre terzi, due terzi. Andiamo avanti? Ecco la chiave, Pitagora di nuovo, questo non l'hanno scoperto oggi, lo diceva già Pitagora, l'armonia delle sfere è vera. Mercurio, Venere, Terra e Marte sono a distanza di quinta musicale, tre mezzi frequenza. Infatti Mercurio, la colonna azzurra, è quello che ci dice la scienza ufficiale astronomica oggi, dista in media 70 milioni di chilometri dal Sole. Se facciamo per 3 diviso 2 viene 105. La scienza ufficiale ci dice che Venere in media, stiamo parlando sempre di statistica, dista 109 milioni di chilometri. Se moltiplichiamo per 3 diviso 2 viene 157,5. La Terra dista in media 152 milioni di chilometri. Per 3 diviso 2 viene 236. Marte in media dista 249 milioni di chilometri. Dopo? Sì, però sono milioni di chilometri, quindi sì, c'è una differenza tra 236 e 239. Sì, ma intanto è un calcolo statistico, no, perché... attenzione. Poi la cosa non avviene più. Perché? C'è lo spiega Zaccaria Sitchin di nuovo. Perché laddove c'è attualmente il bracciale degli asteroidi, c'era un pianeta che i Niburiani chiamavano il sesto perché venivano dall'esterno del sistema solare. Ci fu un incontro ravvicinato fra Nibiru e questo sesto pianeta, il più luminoso al centro, che veniva chiamato Lucifer, Scriabin di nuovo. Nibiru è l'unico che ha un moto destrorso, attenzione, forse per questo motivo si dice nell'Antico Testamento è salito al cielo e siede alla destra del Padre, perché stiamo parlando, Zaccaria Sitchin ha dimostrato che non stiamo parlando della divinità assoluta ma di extraterrestri che sono venuti dal dodicesimo pianeta. Organizzando le quinte in maniera scalare viene fuori la scala pitagorica do re mi fa sola si do. Andiamo avanti. Allora, che cosa possiamo affermare dopo queste dimostrazioni? Che tutto l'universo è un insieme di risonanze armoniche derivanti da un unico suono. Siamo di fronte a un vero e proprio ologramma. Cioè, attenzione, quello che dice Matrix nel film 1, Matrix 1, è vero, ma è scienza. Attenzione, perché David Bohm nel 1992 propone la versione dell'universo olografico. Chi ce lo dice che quello che noi viviamo non sia il prodotto di una proiezione di un computer cosmico? E lo sapete la prova? Io vi do anche la prova e la strada pitagorica per provare, per dimostrare che veramente viviamo in un computer cosmico. Perché quando andiamo a fare una trasmissione computerizzata, sapete, da quella postazione fin là c'è una distorsione del segnale, ovvio, ma nel computer c'è una banca dati che è perfetta dal punto di vista numerico. Come mai invece poi vediamo quelle immagini che non sono perfette? Allora, le imperfezioni sono la prova della trasmissione. Quali sono le imperfezioni nel nostro universo spazio-temporale? Le cosiddette costanti. Le costanti sono la prova delle imperfezioni della trasmissione che sta avvenendo in quel momento. Un giorno sul Sole a quanto equivale sulla Terra? 27 giorni. Lo sapete quanto tempo impiega la Luna per girare intorno al Sole, alla Terra? 27 giorni. Sapete quanto tempo impiega per girare intorno a se stessa? 27 giorni. Sapete quanto dista il centro della Via Lattea? 27.000 anni luce. Sapete a che velocità va il Sole girando intorno all'asse maggiore della Via Lattea? Perché nulla è fermo, Scriabin diceva infatti: io voglio loro movimento, guai se mi fate i colori fermi sullo schermo. No! Tutto deve essere mobile. Una delle rappresentazioni più belle è stata fatta al Maggio Musicale Fiorentino, se ricordo bene, nel 2004, nel 2006, in cui hanno usato del ghiaccio secco che ha fatto dei vapori sui quali hanno proiettato questi colori.
Allora ritorniamo, il Sole si sta muovendo allora, e a 27 km al secondo, sapete? Lo sapete quando impiegherà per fare il giro completo, insieme a tutto l'altro popò di roba che siamo anche noi? 270 milioni di anni. Sapete qual è la temperatura esterna del cosmo? È meno 270 gradi. Eddington ha calcolato anche il peso della Via Lattea. 270 milioni di secondo l'anno. 270 milioni di volte più di che cos'è la? Adesso vi starete chiedendo, e che vuol dire 27? La 27esima armonica. Se lo riesci a trovare, se no ci arriveremo dopo. Fidatevi, cioè se andiamo a vedere da un suono iniziale qual è la 27esima armonica, sapete che cosa viene fuori? Un La, che rispetto a un Do è in sezione aurea. Cioè allora questa è la prova pitagorica di nuovo. Eccole qui le armoniche. La 27esima armonica è un La, è 5 terzi. Scusi, ma queste pulsazioni, queste armoniche, non sono semplicemente la trasposizione in termini matematici di serie di Fourier, di uno sviluppo in serie, poi di fondo del mondo della musica, del mondo del elettromagnetico, eccetera, eccetera. E quindi mi scusi, alla fine in queste non vede anche delle approssimazioni fondamentalmente. E quindi andare a categorizzare, andare a fiscalizzare In proporzioni finite, in termini numerici interi, così come facevano i pitagorici, e poi per questo motivo sono stati trasposti, superati, no? Questi pitagorici, oggi fondamentalmente sì, si dà rilievo, ma non in maniera così enfatica, così come lei ritiene di fare in questa rappresentazione. Ma alla fine questa 27esima armonica, questa rappresentazione in termini di pulsazioni e di frequenze è semplicemente legata a questa trasposizione ridotta, ossia attraverso uno sviluppo in serie. Quindi è evidente che poi alla fine potremmo ritrovarci con una 52esima armonica, una 127esima armonica, allora, alla fine una rappresentazione prima metrica, risposta. Sono due le risposte. Sì, ce le dia. Sono due le risposte, certo, ti accontento subito. Ne ho parlato anche in maniera ampia nel mio libro All'origine fu la vibrazione, mettendo in evidenza la fregnaccia della scienza ufficiale, perché molti di noi non sanno che la scienza ufficiale, a partire da Newton, anche da prima fino ad Einstein, che non serve più a nulla, la sua teoria è una fandonia, che tra l'altro non l'ha inventata nemmeno lui, attenzione, è stata scoperta, come al solito, da un italiano Olinto De Pretto, che naturalmente poi è stato assassinato stranamente nel 1921 quando danno il premio Nobel ad Einstein. Cioè la scienza ufficiale è tutto falso. Allora volevo dire Segre, per dire, ma Segre stesso, amico di Einstein, che riceve il premio Nobel nel 1952, ha messo in crisi la teoria della relatività perché scopre i tachioni. Che sono i tachioni? Ecco la risposta, la seconda, poi ti do anche la prima. Sono delle microparticelle che più perdono energia e più vanno veloci. Anzi, quando perdono completamente l'energia vanno velocissime e superano di gran lunga la velocità della luce. Quindi Einstein può dormire sogni tranquilli, non ha capito che il suo Dio gioca veramente a dadi con l'universo. E noi statisticamente, ecco la non perfezione di cui parli tu, che è sempre un'approssimazione rispetto a una costante. Quando si parla di risonanza Schumann, che molti mi dicono, ma tu parli di risonanza Schumann come portante fissa 7,83, certo che ci sono delle varianti, ma a me interessa la portante. E se l'uomo pesa 70 kg e poi mangia, si fa una bella buffata e arriva a 72 una sera e poi ritorna a 70, e la sua costante è 70, è vero che ci sono state delle varianti, capite? Poi ecco, la prima risposta qual è? La matematica della natura, lo dice Pitagora, non è la natura della matematica. La natura della matematica non è la matematica della natura.
la natura è imprevedibile, voglio dire. Allora, quando cerchiamo di agganciare con dei numeri ciò che succede a livello naturale, stiamo già commettendo un errore. E vado a chiamare in ballo uno dei più grandi logici e razionalisti che siano mai esistiti nel campo della matematica, Kurt Gödel, altro amico di Einstein, il quale nel 1931 scrive il principio dell'indecidibilità in matematica. Cioè, dimostra che anche la matematica è un atto di fede, perché ci sono dei postulati non dimostrabili. Quindi la matematica non è altro che un sistema linguistico, anzi un metalinguaggio in questo caso, che cerca di agganciare delle verità che non sono comunque conoscibili. Attenzione che noi conosciamo lo 0,05%. Quando la scienza ufficiale ci viene a dire una cosa del genere, io rispondo: e allora come mai continuate a dire che siete precisi, che siete perfettini, eccetera, eccetera? Uno che conosce lo 0,05% è un cieco. È come dire che io conosco le bellezze della cattedrale di Chartres guardando attraverso il buco della serratura, in una notte buia, tra l'altro. E questa è la scienza ufficiale. Scusate, allora, se mettiamo insieme tutti questi fatti, che cioè tutti gli scienziati più grossi che hanno ricevuto anche i premi Nobel, che tra l'altro ricevono i premi Nobel perché sono raccomandati. Einstein ha ricevuto il premio Nobel perché era amico di Rothschild. Scudo rosso? E basta, solamente per quello, non per l'effetto fotoelettrico, perché poi gliel'hanno dato per l'effetto fotoelettrico, che avevano già fatto altri. Ecco perché lui nel 1905 non cita le fonti, perché non può citare le fonti, significherebbe sputtanarsi. Walter Russell: capire il meccanismo del mondo ondulatorio significa conoscere tutti i segreti della natura a questo punto. Però bisogna farlo con umiltà. Quando nel 2000 mi chiamarono presso il Museo di Arte Immanente alla Quadra del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e mi dissero: solo tu ci puoi risolvere questo problema. Qual è? Gli dissi io: è la corrispondenza fra suoni e colori. Perché qual è il vostro problema? Il problema è che Newton l'ha fatta fuori dal vaso. Perché? È perché ha scritto che do re mi fa sol la si do è uguale rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu e indaco. Ma quello lo sa fare anche un bambino. Newton in alcuni momenti si è dimostrato bambino. Perché? Perché questi scienziati, quando si occupano di musica, cascano così un po' dall'alto, non riescono a comprendere. Io gli ho detto: sapete qual è il problema? Che la luce ha una sola ottava, 40-800 terahertz, cioè miliardi di hertz, e invece la musica, almeno quello che ascoltiamo noi, si muove su 8 ottave. Allora bisogna cercare le corrispondenze fra una ottava luminosa e le 8 ottave. C'è un metodo per farlo, ci arriveremo se siete pazienti. L'intero universo è una sostanza vibratoria, allora, in cui abbiamo dei procedimenti di magica sonorizzazione. Pensate un po' che la fisica ufficiale scambia la causa per l'effetto. La fisica ufficiale che cosa ci dice, l'astronomia ufficiale? Che le masse creano gravitazione. E invece non è vero, sono già le masse il prodotto di che cosa? Di interferenze, di vortici d'onda che vanno a creare il visibile. E allora già nello sviluppo delle armoniche inferiori noi abbiamo un elemento gravitazionale. Per esempio Einstein ha detto una cosa che è, di nuovo, a mio avviso molto, molto stupida. Ha detto che se si dovesse spegnere il Sole, i pianeti uscirebbero dalle orbite l'uno dopo l'altro a seconda della velocità della luce. No! John Waller Keely invece ha detto che i pianeti uscirebbero immediatamente dalle loro orbite, perché la gravità è coeterna e coestensiva, sta dappertutto, non c'è nessun luogo dove non ci sia questa gravità. Andiamo avanti. Questa è una frase di Scriabine. Allora, qual è il nostro fine, il fine dello spirito assoluto? La percezione dell'armonia del cosmo.
Ma attenzione che Striabin, rispetto per esempio alla mia posizione del canto armonico, fa il percorso inverso. Cioè lui dice, se noi ricostruiamo con delle tecniche compositive particolari nucleopolari che rappresentano l'armonia degli accordi e la simmetrizzazione, lui parlava sempre di simmetrizzazione radiale tipo quella che succede nel cristallo quando riflette la luce, noi potremmo cambiare il mondo e ridargli l'armonia che ha perduto. Il musico, allora, dice Scriabin, è il novello teurgo. Teurgo significa colui che ristabilisce, fa opera divina, perché noi siamo Dio, dice Scriabin. Non esiste una divinità al di sopra di noi, al di sopra e al di fuori di noi. Perché se un albero cade in un bosco e non c'è nessuno ad osservarlo, quell'albero non è mai caduto, è tutto il prodotto della nostra mente, non c'è niente da fare. Quando poi i fisici ci vengono a dire che ciò che noi vediamo avviene tutto nel nostro cervello, e che il cervello però, nonostante che tutto venga percepito qui dentro, ci dà l'impressione perfetta di ciò che accade fuori, questo è Matrix di nuovo. Sono impulsi elettromagnetici. Impulsi elettromagnetici decodificati dal cervello. Mi hai fatto la domanda, tu sei Neo e io sono Morfeo. Tutto ciò che esiste, dice Scriabin, quella è la foto, fuori e dentro di noi è pertanto formato dall'energia vibratoria, e le cose si distinguono, come abbiamo visto in John Wohler Kirby, dal livello di vibrazione, perché il suono, vi ho fatto vedere, diventa calore, serve per produrre energia. Se voi leggete il mio libro All'origine fu la vibrazione, è riportato l'esperimento che hanno fatto alla Purdue University. Cioè hanno bombardato una goccia di deuterio con 72.000 Hz e poi gli hanno sparato dei neutroni. Questa goccia si è espansa, improvvisamente è implosa, lasciando una scia luminosissima. Hanno calcolato con dei sensori la temperatura. Dite un po' quale temperatura poteva essere. 170.000... 100 milioni di gradi. Il sole, lo sapete che temperatura ha sulla superficie? 25.000 gradi. Cioè, come dice Beppe Grillo, con 50 euro, l'equivalente di un litro di deuterio, noi potremmo mandare avanti tutto il mondo per secoli. Altro che petrolio, adesso costerà più la benzina che il vino. DNA. Il DNA è sezione aurea, ve l'ho detto prima, ma la cosa più importante ci viene da Garayev. Piotr Garayev dell'Istituto di Scienza di Mosca ci dice che il nostro DNA lavora come una antenna biofotonica a 156 milioni di Hertz, 156 megahertz. È una radio, va un po' al di fuori del range delle FM. 156, ma lo sapete che cos'è 156? È la risonanza Schumann, cioè quella frequenza elettromagnetica che la Terra emette fra la superficie terrestre e la ionosfera, moltiplicata per 2, 7,83 per 2, 15,6 moltiplicato per 1 milione. 156 milioni, lavora in quel modo. E ci spiega Garayev perché noi, alla Matrix, perché veramente siamo in un mondo di Matrix, vediamo il blu del cielo. Perché il blu non dovrebbe esistere in cielo. Scusate, la luce è diafana. Perché vediamo il blu, dice Garayev? Noi abbiamo... No, ce lo dica lei. Noi abbiamo 22 cromosomi, dice Garayev. Se moltiplichiamo la frequenza del nostro DNA 22 volte per 2, cioè facciamo quello che in musica si chiama un processo di ottavizzazione, 22 volte per 2, viene fuori il blu, la frequenza nella quale si muove il blu. È tutto così, è tutto collegato, vedete? Poi non scendiamo nei particolari, il 22 è il doppio di 11, il tritono è quello che ti apre lo Stargate, il tritono in campo musicale che veniva chiamato Diabolus in musica, la cosa diventerebbe troppo grande. Guardate la potenza del suono, il potere informante del suono. Chladni, 1787, i misteri del suono, fa risuonare nella prima riga dei rapporti di ottave, vengono fuori quelle figure, poi di quinta, poi di terza, poi di settima e così via. Avanti, veloce, veloce.
Ecco, questa è un'altra schematizzazione di ciò che avviene a livello di intervalli armonici. Vedete che figure, Hans Jeni, un dodecaedro perfetto se emettiamo degli intervalli consonanti. Invece guardate cosa succede della musica dodecafonica, sottoponiamo a musica dodecafonica un cristallo d'acqua e viene fuori un qualcosa di tumorale. Non vi sto dicendo stupidaggini, Università di Medicina di Parigi, le cellule tumorali scoppiano se sottoposte a musica eufonica, invece si riproducono all'impazzata se sottoposte a musica dissonante. Invece guardate che cosa viene fuori, un fiore meraviglioso, simmetrico, bellissimo. Masaru Emoto dice che questo cristallo d'acqua è stato sottoposto alla pastorale di Beethoven. Andiamo avanti. Arriviamo al... Se riesco a farvi capire questo, vuol dire che sono bravo. Perché bisogna, per capire Scriabine, bisogna capire questo meccanismo teoricamente. Occhio e orecchio, non lo trovate in nessun metodo di nessun trattato di medicina, stranamente. Come al solito le cose poi ve le deve dire il musicista, perché i medici non sono in grado di dirvelo. Qual è il rapporto fra occhio e orecchio? Leggiamo subito che cosa vi voglio dire, poi passiamo alla dimostrazione e poi ripetiamo quello che vi ho già detto. L'occhio vede in prospettiva ciò che è equidistante, e qui non ci piove. Ne abbiamo l'esperienza tutti i giorni, però quando parliamo di suono invece, stiamo parlando di un'energia fantasmatica, i suoni vengono da altre dimensioni, attraversano la nostra, in quel momento poi spariscono di nuovo, e allora non li possiamo acchiappare, non li possiamo nemmeno sintetizzare, ma noi oggi abbiamo le apparecchiature elettroniche per poterli spiegare. Ma la cosa che mi ha colpito di più, e ci sono arrivato andando avanti negli studi, è che l'occhio fa parte del... siccome è discrezionale, sceglie, fa parte della... è comandato dalla parte logica del cervello, cioè dalla parte sinistra del cervello. Quindi ha scoperto la teoria della relatività, si scopre con l'occhio, non con l'orecchio. Così... lì si è spostato, scusate, quello non importa. Per esempio l'occhio ha creato la medicina ufficiale, che è allopatica. Se c'è una mosca su un muro, gli sparo con il bazooka, è ovvio che faccio fuori la mosca, ma butto giù anche il muro, questo è il concetto. L'occhio ha creato la specializzazione, l'occhio è centripeto, è egoista, sceglie, ha creato l'elettromagnetismo, il nucleare forte. Nel campo religioso sapete che cosa inventa l'occhio? La trascendenza. Cioè le religioni rivelate persino quotate in borsa, come per esempio la religione cattolica, no? Vanno su le quote o vanno giù a Wall Street, certo. E se volete mettervi in contatto con la divinità, che abbiamo detto secondo Scriabin non esiste, perché è tutto il prodotto della nostra mente, c'è bisogno dell'intermediario. E quanto mi dai per metterti in contatto con Dio? E allora tutte le vendite, la vendita delle indulgenze che succedono anche adesso, attenzione. Marcial Maciel de Goiado, che ha fondato i Legionari di Cristo, ha creato un impero economico pauroso, 30 miliardi di euro, infinocchiando le mogli dei grandi gestori delle industrie pesanti, delle banche, cioè facendosi fare delle donazioni, perché donando a lui, che poi si è scoperto pedofilo, due mogli, sei figli, cocainomane, morfinomane, eccetera eccetera, pedofilo, sottolineo la cosa più importante, era lui che vi metteva in contatto con la divinità. Questo è il prodotto dell'occhio. L'orecchio invece è femminile, è centrifugo, abbraccia tutto, potete scegliere che cosa ascoltare o no. Se qualcuno non mi vuole ascoltare in questo momento, sta bene a tapparsi le orecchie, io ho la voce piuttosto forte e continuerà ad ascoltarmi. Quindi l'orecchio ha a che fare col chakra cardiaco. Richard Gerber, fondatore della medicina vibrazionale negli Stati Uniti, ha detto che se non abbiamo aperto il chakra cardiaco non funzionano tutti gli altri. Addirittura ha scoperto una cosa meravigliosa,
e cioè che la prova provata delle energie superiori e dei corpi sottili, perché il suo team medico costruisce cuori artificiali a Boston, cuori quindi di cui si mette alla prova la funzionalità con le apparecchiature elettroniche, informatiche, eccetera, eccetera, e non sgarrano di un colpo. Lo sapete che cosa è successo? Al contrario di quello che dice la medicina ufficiale, no? Il colesterolo, questo, vita sregolata, eccetera, eccetera. Gli hanno messo sto cuore che non doveva subire infarto e questi hanno subito di nuovo gli infarti. E questa è la prova oggettiva, che allora non è questione di fisico, ma è questione di qualcos'altro. L'orecchio ha a che fare con l'olismo, con l'amore, l'amor che muove il sole e le altre stelle, non c'è niente da fare, è il bene quello che collega tutto. Ha a che fare con la gravità infatti è coeterna e coestensiva, ha a che fare con l'orecchio, ha creato la nucleare debole, ha creato che cosa? La religione immanente. Dio è dappertutto, ma che cos'è sto Dio? Quello di cui stiamo parlando stasera, la sezione aurea, la costante universale 666, per me sia Planck che Newton hanno sbagliato, perché tutti e due, Newton dice costante 6,672, Planck nel microcosmo 6,626, sta in mezzo 6,666, anche lì ci sono delle varianti. Noi viviamo in un universo spazio-temporale basato sulla sezione aurea, sulla costante universale 666, determinata da che cosa? Dalla quinta. Sapete quante volte gira la luce intorno alla Terra in un secondo? Calcolato dalla aeronautica militare australiana, l'Australia sta all'avanguardia anche nella biogenetica. In un secondo, quante volte gira la luce intorno alla Terra? 6,666 volte. Andiamo avanti? Qui velocemente, perché l'esperienza dell'occhio ce l'abbiamo tutti, quei pali sono tutti di stessa altezza, però l'occhio matrix vede in prospettiva, cioè vede falso. Nessuno penserebbe che questa metropolitana lì all'infinito diventi così piccola, tanto che il treno non ci entra più. Questa è tutta la prospettiva rinascimentale per dare l'impressione di... Qui c'è la Luna che sembra più grande di quella galassia, questo è l'occhio. L'occhio inganna. Invece adesso seguitemi lentamente, perché nel campo musicale non riesco a farlo capire nemmeno ai miei allievi, questo è il problema, cioè se riesco a farlo capire a voi vuol dire che sono diventato bravo. Allora guardate in alto giallo, do 1, 2, 3, 4, 5, le ottave in pratica, vedete sono parallele, giusto? Nessuno mi direbbe che ci siano delle differenze tra quelle ottave su. Tasti, i tasti segnati in alto sono tutte parallele, vero? Guardate le frequenze come sono segnate in basso in corrispondenza di quel parallelismo, cioè la prima ottava è 100 Hz, la seconda è 200, la terza 400, 800, 1600, cioè moltiplicato per 2 sempre. Andiamo avanti? Oh, allora che cosa fa l'orecchio? Sente le ottave come tutte parallele, ma in realtà se portiamo i valori semplificati come lato di quei rettangoli allungati viene fuori 2, 4, 8, 16, 32, 64, cioè abbiamo una prospettiva, cioè l'orecchio fa l'esatto contrario, complementare, simmetrico dell'occhio. Cioè no, l'orecchio vede in pratica, l'orecchio ode in parallelo le ottave che abbiamo visto che sono tutte parallele, ciò che è effettivamente in prospettiva. Allora ciò che è reale per l'occhio, cioè il parallelismo, è falso per l'orecchio e viceversa. Però le due falsità o le due verità, non lo so come dirlo, ma in matematica succede così, no? Meno per meno uguale più. A un certo punto si... collima il tutto, tanto che ridanno la verità della esperienza quotidiana. Andiamo avanti. Scriabin a 25 anni. Andiamo avanti? Scriabin nel 1914 aveva 42 anni, un anno prima della morte. Questa è la scala scriabiniana con i colori.
quinte, do, sol, potrei, puoi andare anche avanti, qui che poi fa appello a che cosa? La visione tibetana, orientale, delle corrispondenze fra i suoni e i colori, vedete in basso, ma poi è anche scienza, è scienza dei colori questa, perché il rosso è quella che ha la frequenza più bassa, il violetto è il doppio esattamente, quindi da 400 terahertz a 800 terahertz, attraverso l'arancione, il giallo, il verde e l'azzurro. Andiamo? Oh, allora, però ci sono delle differenze, perché a destra ci sta la concezione orientale dei chakra, vedete, do re mi fa sola si, con i colori. Dall'altra parte invece Scriabin se li organizza per quinte, non fa per... perché Scriabin è uno studioso dell'antica Grecia, di Pitagora, e quindi recupera quell'insegnamento e sa che non devo fare un'ordinazione almeno in ordine scalare, ma lo devo fare per quinte. Andiamo avanti? Questo ve l'ho già detto, allora, ve lo ripeto, scopo di Scriabin quindi è la realizzazione di un'opera d'arte totale, come ha detto Filippo Deliso. A un certo punto Scriabin è come se si fosse svegliato da un sogno. Sapete che tutti i riformatori si sono rifatti sempre ai greci, allora Monteverdi greci, Gluck greci, Wagner greci, arriva Scriabin greci, però dice Wagner con tutto, state parlando con uno che quando sente Wagner muore di gioia, perché sono un wagneriano di vecchia data. Ho scritto un libro sul Tristano e Isolda, adesso con mia moglie stiamo scrivendo un romanzo sulla vita di Wagner, che noi consideriamo uno dei più grandi musicisti di tutta la storia dell'umanità. Sì, e a un certo punto Scriabin dice, ma possibile? Con tutto il suo genio, Wagner ha dimenticato una cosa fondamentale. Nell'antica Grecia non c'era differenza tra interpreti e pubblico, era tutt'uno. E questo bisogna fare, allora si inventa... Pensa, perché poi non come dice Cyril Scott, le entità malefiche lo hanno ucciso. Dal momento in cui voleva riunire tutte le religioni, aveva già pensato di comprare un appezzamento di terreno a Darjeeling, in India, ai piedi dell'Himalaya, dice le nevi, il sole, le foreste, tutto deve essere naturale. Qui costruirò il mio teatro, 2000 esecutori voglio. All'interno ci saranno i più esperti, man mano i meno esperti, i neofiti, i profani, ma tutti dovranno partecipare a questa eptalogia. 7 giorni doveva durare, non tetralogia come in Wagner, no, 7 giorni per significare la costruzione del cosmo. Prometeo, questa però l'ha scritta per fortuna, 1908-10, Scriabine a Bruxelles. Si iscrive alla Figli delle Fiamme di Saggezza, che è una loggia teosofica. Teosofos significa colui che ricerca la divinità dentro se stesso, tipo indiani d'America, quindi il contrario della trascendenza, cioè l'orecchio. E nella parte, guardate, c'è l'immagine di Prometeo. Prometeo e Lucifero è la stessa cosa. Ma è anche Enki Samael nella civiltà sumerica, sono tutte le stesse persone. Io lo chiamo persone, non entità, perché poi sono realmente esistite, al contrario di Gesù Cristo. Dal terzo occhio si diparte questo sesto chakra, in definitiva è il chakra di chi è sveglio, di chi ha le percezioni. Prometeo è colui che vede prima. Poi ci sono le 7 corde che costituiscono il cosmo, ma lo sapete quante fiammelle ci stanno intorno alla testa di Prometeo? E questo mi ha lasciato di nuovo. Naturalmente tutto ciò che vi sto dicendo può essere vero o falso, lo dico sempre, come mi ha insegnato il mio maestro la prima volta che è entrato in classe. Franco Donatoni, compositore, ha detto: non vi fidate mai di quello che vi sto dicendo, può darsi che mi paghino per imbrogliarvi, anch'io può darsi che stia qui per imbrogliarvi, può darsi che sia falso quello che vi sto dicendo, però vi sto dicendo delle cose diverse, basta queste cose proprio, sempre uguali, le minchionate più minchionate, una dietro l'altra, che ce le ripetono sempre uguali, tant'è che Elena Petrovna Blavatsky a un certo punto
scrive errori consacrati dal tempo che continuano a bussare, errori consacrati dal tempo dalla scienza ufficiale, che continuano a bussare per essere ammessi come verità, perché sono delle verità, può darsi che siano delle verità, è chiaro che sono delle verità parziali, abbiamo citato prima Ermete Trismegisto, tutte le verità non sono che mezza verità, ma vogliamo dire l'altra mezza verità, non diciamo sempre la singola verità, tanto che nella nostra cultura, ci fate caso, è diventato vero ciò che viene ripetuto, e infatti la televisione che cosa fa? Ripete le minchionate una dietro l'altra e a un certo punto non ci crede. Infatti è provato scientificamente che se una vocina vi dice continuamente suicidati, 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 a un certo punto uno si suicida. Ci sono 46 fiammelle. Voi dite che cos'è se 46 fiammelle? Boh. Se prendiamo la luce, 800 terahertz. Non importa, va bene così. Se prendiamo la luce, 800 terahertz, e la dividiamo 46 volte per 2, cioè facciamo un processo di ottavizzazione, per capire, questo è il simbolismo armonicale egizio, è la visione delle analogie universali pitagoriche, se la dividiamo per vedere che cosa succederebbe se quello che noi non possiamo toccare né vedere, se lo riportiamo analogicamente nella nostra dimensione, ovvio, perché gli ultravioletti li vedo, no, però io ho dei metodi per capire, per riportarli nel visibile, in maniera tale da studiarli. Ma perché vuoi riportare gli 800 e non i 500, ad esempio, che sono, come dire, il valore medio per l'occhio, la parte più visibile, il giallo, l'arancia, cioè perché le vuole prendere l'800? Questo che non riesco a... Cioè perché prendiamo il massimo della vibrazione. Perché prendiamo il massimo della vibrazione. Se lo dividi, se facciamo una ottavizzazione di 46 volte in basso, sapete che cosa viene fuori? La percezione del cervello nelle onde alfa, meditazione, dormiveglia o prime attività che noi compiamo, in cui si svolgono le frequenze dal rosso al giallo al violetto, cioè da 7 Hz fino a 10,6, cioè in pratica la luce che noi non percepiamo perché nei suoi aspetti di colori singoli, ma li percepiamo come entità invece globale, cioè il bianco, noi diciamo il bianco, ma è scomponibile in questo dal cervello, perché il cervello, sapete, mette delle almeno 4 gamme d'onda. Questo è un altro aspetto. Vediamo che cosa c'è qui in basso, sotto la cetra di Prometeo. Vedete, sotto la cetra di Prometeo, lì in basso, mi è capitato di andare su un sito che parlava di Striano e diceva che là sotto c'era il pentalfa. Perciò bisogna il pentacolo. Guardate, c'è un esagramma invece, non c'è il pentacolo. Allora, questo qui che ha scritto l'articolo voleva dimostrare che Scriabi, nella musica scriabiniana, sono dei prodotti diabolici. E ha mentito, perché invece c'è un simbolo che è il più pacifico, il più sereno, il più pieno di amore che si possa immaginare. L'esagramma, cioè il triangolo in alto che significa il fuoco, il triangolo in basso che significa l'acqua, il triangolo in su che significa il maschio, il triangolo in giù sempre femmina e così via, caldo, freddo, e tutto l'universo elettromagnetico in queste due polarità. Al centro vedete che cosa c'è? C'è la chiave egizia, la croce egizia ansata, Anki, che credo che sia derivato dal sumerico en cielo chi terra, cioè l'unione di cielo e terra, perché il triangolo significa cielo in alto, terra in basso, il cerchio è femminile, la croce giù è maschile, allora il cerchio è il cielo di nuovo e la croce è la terra. In alto c'è lo svastica, anche quello condannato dalla cultura ufficiale. Ma non si sa da dove venga questo simbolo, l'hanno scoperto a Troia addirittura, nel Tibet, sta un po' dappertutto, ma perché, come dice Elena Petrovna Blavatsky, rappresenta l'energia creativa dell'universo, di questi bracci che girano in questo modo. Poi c'è il serpente Uroboros, che io abbino a Enki Samael,
ma che rappresenta anche il tempo, è ovvio, perché dal momento in cui noi abbiamo perso, più che perdere abbiamo acquistato la possibilità di riprodurci, come dice Zaccaria Sitchin, siamo scesi nella temporalità, è ovvio, perché a un certo punto nasci e muori, non c'è niente da fare. Ecco, Scriabin abbina quei punti particolari a sei suoni di nuovo, ma perché sei alla sesta armonica, perché sei uguale alla quinta di nuovo. Sta lanciando sempre lo stesso messaggio con quei colori, do rosso, re violetto, mi bianco azzurro, fa diesis azzurro, la verde, si bemolle arancione. Questa è la scala che lui usa nel Prometeo. In pratica, possiamo andare avanti? Sì, qui non si vede, però non c'è bisogno, fidatevi. Sono andato a calcolarmi le battute del Prometeo. È perché se Scriabin scrive tutto è numero come Pitagora, io calcolo a tavolino quello che devo realizzare e dico fammi vedere che cosa ha combinato questo, evidentemente c'è un motivo. E infatti tutta la prima parte cioè 374 e 232 in pratica sono in sezione aurea, tutte le battute 606 diviso la prima parte 374 danno sempre questo 1,6. Andiamo avanti? Sì. Oh, ecco, nella parte esterna vedete i colori e i suoni organizzati per quinte secondo Scriabin: do rosso, sol arancione, re giallo.